Non tutti sanno chi è Villa-Lobos. È un compositore conosciuto per la Wachiana Brasiliera numero 5 e per brani che i chitarristi hanno in repertorio. Villa-Lobos è considerato colui che creò la musica nazionalista in Brasile. È il più conosciuto e più prolifico compositore sudamericano di tutti i tempi. Ho voluto aprire con un brano piuttosto inusuale per i classici programmi da concerto, la New York Skyline Melody per pianoforte. Ma per questo bisogna introdurre la figura di Joseph Schillinger, che divenne consigliere, tra l'altro, di Gershwin, Miller, Goodman e Cowell. Schillinger occupa un posto di rilievo nella storia della musica del XX secolo. Nato e formatosi in Russia, emigrò in America dove divenne rapidamente famoso. Già diffuso negli anni Venti, il suo metodo per composizione, il sistema Schillinger, si basa su processi matematici, incentrato su idee specifiche relative al ritmo, armonia, melodia, forma e significato emotivo. Poteva essere applicato per comporre qualsiasi genere di musica ed era destinato a compositori liberi dalla tradizione indipendentemente dal livello di abilità ed educazione. Era un mezzo, insomma, per liberare la musica dal passato. Ma torniamo a Villa-Lobos. Il compositore brasiliano, che si descriveva come un sentimentalista per natura, ma non necessariamente ispirato da un lavoro intuitivo, per la sua New York Skyline Melody si basa sull'idea della millimetrizzazione. Già nel 1935 abbiamo i suoi primi esperimenti compositivi, sotto forma di schizzo, con un contorno, per esempio, del massiccio del pan da zucchero, ricavato da una cartolina e intitolato dal compositore come grafico per fissare le melodie delle montagne. Per descrivere molto brevemente la tecnica usata da Villa-Lobos, vi faccio vedere una fotografia della skyline di New York, della Schillinger Society, dove su carta quadrettata si indica in maniera esemplificativa i parametri di altezza dei suoni, sulla retta verticale e su quella orizzontale i parametri di durata. Qui sono visibilmente segnate le altezze e le durate dei suoni. Il musicologo Zrominski, giornalista del Time Magazine, nel suo libro Music of Latin America sostiene che il brano fosse stato commissionato per l'apertura della Fiera Mondiale del 1940, ma io preferisco sentire come lo racconta De Pascal, un giornalista del Life Magazine. All'inizio dell'intervista sembrava un po' scettico sulla possibilità di creare melodie da rilievi naturali. Villa-Lobos gli chiese se avesse con sé qualche fotografia di montagne. No, rispose, ma ne ho alcune con vedute di New York. Diede al compositore una foto con vista del porto newyorkese con sullo sfondo i grattacieli di Manhattan, che formavano una vera catena montuosa. Prendi il tempo, disse Villa-Lobos esaminando la foto. Poi posizionò un foglio di carta millimetrata trasparente sulla foto, iniziò a correggere le proiezioni prodotte dalle irregolarità delle terrazze dei grattacieli. Dopo aver calcolato quei dati su un foglio, Villa-Lobos su un pentagramma iniziò a scrivere le note musicali, dettate dalla differenza di altezza di quegli edifici. Scelto tempo e tonalità, Villa-Lobos realizzò New York Skyline Melody in meno di un'ora. E mentre era assorto nel suo lavoro, la faccia del giornalista cambiò gradualmente. Era definitivamente rapito dal genio di Villa-Lobos. Il brano è composto da 33 battute, 16 che si ripetono e l'aggiunta di una battuta per concludere. La melodia suona in maniera politonale in alcuni momenti e richiama anche a ritmi africani e folklore brasiliano. La sonorità risultava un po' esotica per quel tempo, forse per lo stile insolito della melodia. Vi lascio all'ascolto di una interpretazione della New York Skyline Melody nella versione originale per pianoforte. Successivamente fu orchestrata dallo stesso Villa-Lobos, che sperimentò ancora questa tecnica con la Sinfonia numero 6, creando melodie dall'osservazione delle montagne di Belo Horizonte. Buon ascolto.